Io sono Davide Rossi, ringrazio tutti di essere presenti, sono il segretario generale del SISA, ma 20 anni fa, quando non questo, un albero più piccolo è stato piantato da noi giovani della rete insieme a Pippo Teri, già cercavo di fare memoria di quello che è avvenuto in questi lunghi dolorosi anni. 20 anni fa era una domenica pomeriggio, poco dopo le 5 del pomeriggio, Borsellino va a trovare la mamma e in via D'Amelio lo aspetta la morte. Quella tragedia, che è una tragedia di mafia, ma ogni giorno sappiamo più anche di Stato, dopo avremo chi ci parlerà dei dettagli della trattativa, però affonda nella commistione che il sindaco Orlando di Palermo per anni aveva segnalato, come il volto dello Stato fosse quello della mafia, in Sicilia quello della mafia fosse quello dello Stato. Come SISA abbiamo organizzato in questo anno alcuni corsi di aggiornamento a Milano e a Palermo, e rispetto agli ultimi 25 anni, che ho sempre raccontato avendoli anche vissuti per militanti in prima persona, ho cercato di scandagliare i 15 anni precedenti. E allora si scopre che il primo procuratore generale di Palermo ucciso è Pietro Scaglione nel 1971, e Pietro Scaglione viene ucciso perché indaga sulla morte del giornalista Mauro De Mauro, che l'anno precedente, nel 1970, è stato ucciso a Palermo perché indagava su che cosa? Sul golpe borghese, un colpo di Stato che stava per essere messo in atto, anche se poi fortunatamente fallito, che sotto la direzione di Andreotti univa pezzi dei militari, dei servizi segreti, dell'imprenditoria e della mafia. Quindi, come dire, una trattativa tra Stato e mafia ante litteram. E un altro filone delle inchieste del giornalista De Mauro era quello sui soldi che la mafia stava dando in maniera straordinariamente consistente a uno sconosciuto imprenditore del Nord che stava costruendo case signorili con la società Edil Nord. Quello sconosciuto imprenditore era Silvio Berlusconi. Questa indagine e questo filone di inchieste sulla presenza della mafia, sul rapporto tra la mafia, lo Stato e l'imprenditoria, continua negli anni. Non a caso chi cerca di indagare su questi fatti muore, muore Impastato, muore Pecorelli, muore Ambrosoli, che indagava su Sindona, e sappiamo bene quale fosse il ruolo di Sindona dentro la relazione con Andreotti e con i poteri deviati dello Stato. Nel 1979 il giudice Terranova, che ha appena smesso di essere deputato, inizia a indagare su questo filone di rapporti e di presenza mafiosa e dell'organizzazione mafiosa Palermo, e subito viene ucciso, insieme a lui la gente che gli ha sempre fatto da scorta e da autista, Lenin Mancuso. L'anno seguente è un altro procuratore generale di Palermo, Gaetano Costa, che muore ucciso, dilaniato da una bomba. E nel 1982, prima vi è la morte di Pio La Torre e di Salvo che lo scortava, e poi del generale Dalla Chiesa. Nel 1983 la ramificazione e le indagini sulla mafia si moltiplicano, già i giudici Falcone e Borsellino indagano su questi temi, e insieme a loro indaga in quel di Trapani Ciccio Montalto. Insieme a Ciccio Montalto nella città di Palermo è il nuovo procuratore generale che ha preso il posto dell'ucciso Gaetano Costa, e Rocco Chinnici. E Rocco Chinnici e Ciccio Montalto vengono entrambi uccisi, entrambi cadono per difendere le ragioni della legalità e dello Stato. Nel frattempo arriva alla procura di Palermo Nino Caponnetto, che sostituisce Chinnici, e decide di avviare il famoso pool antimafia composto da Falcone, da Borsellino, da Guarnotta e da Giuseppe Di Lello, che questa mattina ho sentito sempre calorosissimo in una lunga conversazione, l'ho sentito al telefono, questo pomeriggio era ovviamente alle manifestazioni di Palermo, prima di tutto ha detto di salutare tutti i presenti dell'Albero Falcone di Milano, gli abbiamo rinnovato l'invito a essere, quando lo desidererà, a Milano per poter insieme a lui discutere di questo e della terribile meccanismo della trattativa e delle relazioni tra lo Stato e la mafia.
su Borsellino mi ha detto: ricorda che era un uomo onesto, un uomo probo, un uomo che credeva che il bene comune iniziasse dalla legalità. Queste alcune delle parole che oggi l'amico di Lello mi ha lasciato. Ci troviamo così di fronte al muoversi di una rete che cerca di indagare la mafia nelle sue relazioni con la politica, nel suo livello più alto e nelle sue relazioni economiche. Non a caso a Catania, in quegli stessi giorni nei quali sta partendo lo sviluppo delle indagini del pool antimafia di Palermo, c'è un giornalista, Giuseppe Fava, che fonda un giornale, I Siciliani, nei quali denuncia non solo i famosi imprenditori, i famosi cavalieri dell'Apocalisse, ma anche coloro che sono i banchieri e gli esattori della mafia, i Salvo e Santa Paola, che è il primo boss catanese che copre questo tipo di situazione. Non a caso, un anno dopo, dal gennaio 83, gennaio 1984, Fava viene ammazzato dopo aver editato per un anno I Siciliani. Vorrei ricordare, perché forse qualcuno non se lo ricorda, che il 12 novembre del 1984 i fratelli Salvo sono arrestati su mandato di Giovanni Falcone, che ne ha riconosciuto e tracciato non solo i soldi esatti, ma anche i soldi forniti all'ambiente mafioso. Nel 1985 si decide di lanciare ufficialmente il maxi processo, si annuncia che le indagini stanno portando in questa direzione e nel frattempo Palermo ha finalmente un sindaco che non risponde agli ordini della mafia, Leo Luca Orlando. Proprio per questo motivo, e io lo ricordo sempre, andrebbe ricordato, alle elezioni politiche del 1987 parte dei voti la mafia li storna non più solo la DC e i candidati andreottiani, ma la lista unitaria dei socialisti e dei radicali, indicando di votare una quaterna che aveva nei primi due nomi Claudio Martelli e Pannella. Se noi ci dimentichiamo questo, dimentichiamo dei passaggi fondamentali per quello che succederà nel 1992. Dentro questa situazione inizia il maxi processo con più di 400 imputati, 300 saranno quelli condannati, e con un'azione che vede ben 120 di questi inquisiti non presenti, latitanti, introvabili, forse anche, oggi potremmo dire, per un accordo tra lo Stato e la mafia che alcuni di questi tutelava. Dentro questa situazione continua la battaglia e proprio nell'85, quando stanno arrivando a conclusioni le indagini, dei poliziotti che stanno facendo per conto del pool le indagini vengono uccisi. Sono Ninni Cassarà, Antiochia e Montana. Questi tre servitori dello Stato vengono uccisi nel luglio e nell'agosto del 1985 proprio perché stanno conducendo le indagini richieste dal pool. Per bloccare il maxi processo la mafia si inventa qualunque cosa e non è un caso che il giudice che difende in Cassazione il maxi processo, Scopelliti, viene ucciso nel 1991. Il maxi processo però ha un esito positivo e si conclude nel 1992. A quel punto per la mafia la situazione si fa sempre più difficile, ma nella procura di Palermo qualcosa è successo. Nel 1988 il giudice Nino Caponnetto si ritira e propone al CSM di nominare procuratore capo al suo posto Giovanni Falcone. Giovanni Falcone ha tutti i titoli per poter ricoprire quell'incarico, ma un CSM controllato da Craxi, Andreotti e Forlani, il famoso CAF, con il voto determinante di una donna che a parte e in parte ancora oggi fa politica con l'UDC, Ombretta Fumagalli Carulli, determina che il presidente, il giudice che deve andare a presiedere e a guidare il tribunale di Palermo deve essere Antonino Meli. In quel momento Meli ovviamente dice che i maxi processi non hanno senso, che non ha senso questo tipo di pratica, il pool viene smantellato. Borsellino va a Marsala, Falcone cerca di resistere a Palermo gli vengono assegnati casi sui furti alla vucciria, un po' di pesce, qualche mela. A quel punto decide, in una situazione difficilissima, di andare a Roma nel 1992. Io sono stato tra coloro che ha contestato quella scelta, ero un giovane studente, ma non eravamo in pochi.
E il motivo per il quale sconsigliavamo, come in un dibattito andato in onda sulle televisioni tra lui, Galas e Orlando, per il quale si sconsigliava a Falcone di andare a Roma, era molto semplice, perché a Roma stava andando a fare parte di un governo il cui presidente del Consiglio era Andreotti, l'uomo che lui sapeva benissimo quale ruolo svolgesse in relazione con la mafia, e il ministro di Grazia e Giustizia era quel Claudio Martelli eletto con i voti della mafia nel 1987 a Palermo. Falcone decide comunque di andare e io desidero ricordare ancora una volta che quel giorno del 23 maggio due telefoni cellulari fanno da ponte con quello che oggi non sappiamo esattamente di chi fosse, che fece saltare Falcone, Morvillo e la scorta Capaci. Quei due cellulari erano di proprietà, dichiarati dopo rubati, di un deputato manniniano della Democrazia Cristiana a nome Rodolfo, detto Rudy Maira, e cioè quegli uomini con i quali andò a collaborare Falcone erano tragicamente quelli che in larga parte hanno voluto e hanno agito perché lui morisse. Morto Falcone, Borsellino, su preghiera anche di Antonino Caponnetto, decide che è il tempo di assumere la responsabilità delle indagini, di tornare a Palermo, di farsi carico delle indagini che possano cercare di spiegare quello che è successo. E neanche due mesi dopo, dal 23 maggio al 19 luglio, poche ore fa, pochi minuti fa, 20 anni fa, a Palermo, veniva dilaniato lui e gli agenti della scorta. Io credo che quello che è successo nei restanti 20 anni, mi piacerebbe solo ricordare un uomo che ho conosciuto nella sua ultima epifania, ero a Palermo il 6 gennaio del 1993, quando padre Puglisi disse ai ragazzini del suo quartiere di portare le armi, vere giocattolo, e avrebbe dato un pallone. E ricordo l'umanità e la fraternità di quell'uomo che nel settembre del 93, 6, 7, 8 mesi dopo quella messa nella quale ho avuto la fortuna di conoscerlo, fu ammazzato. Bene, da allora questo paese vive senza sapere quello che è successo. La verità che noi abbiamo, la percezione, come potrebbe dire Pasolini, di una relazione perversa che ha unito lo Stato e la mafia in una dinamica sconvolgente, perché è volta a negare le ragioni dello Stato di diritto, è volta a negare le ragioni della legalità, è volta a negare le ragioni stesse prime della Costituzione italiana, cioè della carta fondamentale intorno alla quale siamo chiamati a riconoscerci. Io questo sentivo di dire, spero di non essere stato più lungo gli altri anni, noi come ogni anno qua torneremo, mi permetto di dire che domani come sempre saremo a Genova, perché quella è un'altra pagina di cui in questi giorni si è tornato a parlare, ma la difesa della legalità e il diritto a manifestare sono patrimoni che vanno sempre e comunque difesi, e come ogni anno anche il 20 di luglio saremo a Genova. Credo, per concludere sulla questione di Borsellino, che lui ci abbia dato un grande esempio, come ce l'abbia dato tutto il pool antimafia. Credo che le parole del procuratore capo di Palermo di ieri, nel quale ha detto che le indagini di Ingroia e degli altri sono assolutamente legittime, vadano prese con il senso di responsabilità con le quali il procuratore generale l'ha pronunciata. Credo che la politica non possa e non debba continuare a nascondersi e a nascondere delle complicità che discreditano tutto il sistema politico. Credo che i cittadini italiani abbiano la sufficiente consapevolezza e maturità per poter sapere e conoscere, perché uno Stato che nasconde la verità è uno Stato che lede in maniera gravissima la fiducia tra i cittadini e le sue istituzioni. Credo che questo impegno di memoria che noi qua, con forza, con coraggio, con determinazione, con l'entusiasmo che non ci manca, continuiamo a perpetuare di anno in anno, voglia essere una memoria viva, una memoria fatta di persone in carne, ossa e sangue che non vogliono dimenticare, che conoscono la storia e che hanno una certezza. Oggi e domani si batteranno per chiedere, per avere e per ottenere giustizia. Grazie.
non è cambiato molto, abbiamo forse qualche informazione in più. In questo senso io sottoscrivo. C'era l'amico Federico degli amici del popolo di Oghi. Però io sono un po' imbarazzato perché non ho un discorso preparato, sono capace di... Stavamo sì. Giusto però dicendo due cose su questa commemorazione, no? E prendiamo gli ultimi fatti, cioè tu sei partito da lontano, io parto dai fatti recenti, ovvero quello che è successo qualche tempo fa, che sta venendo fuori nei giornali perché sembra un grande scandalo. Cioè, è un grande scandalo, delle telefonate del cittadino semplice Nicola Mancino al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, perché in qualche modo interceda presso la Cassazione, presso il Procuratore Generale Antimafia Grasso, per in qualche modo non avvocare, perché sarebbe una vicenda troppo grave, avvocare l'inchiesta della Procura di Palermo che sta sentendo Mancino e poi dopo lo indaga per falsa testimonianza, e Mancino è stato il ministro degli interni proprio nominato agli inizi del mese di luglio, con poi grande polemica anche lì con il fratello di Paolo Borsellino per il fatto che non si ricordava di averlo incontrato al Viminale, dicendo che non lo conosceva, quando Paolo Borsellino era il giudice più famoso d'Italia dopo l'uccisione di Falcone. Quindi Mancino viene messo, diciamo, un po' sotto torchio e se ne lamenta con il Presidente della Repubblica Napolitano, il quale purtroppo, bisogna dirlo, ed è questo secondo me uno scandalo, purtroppo non gli dice oggi sei un cittadino semplice, fai la tua strada normale, lamentati al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura. Purtroppo non dice così perché sembra che sia intervenuto attraverso il suo consigliere giuridico per fare in modo che i procuratori della Cassazione intervenissero per non avvocare, dicevamo, perché è grave la parola avvocazione, cioè togliere l'indagine dalla Procura di Palermo, ma coordinare, perché la Procura di Palermo lavora con la Procura di Caltanissetta e quella di Firenze, e sono tre filoni distinti di indagine, ma il fatto che si possa coordinare significherebbe che verrebbe, diciamo, inglobata, in un certo senso tolta ai magistrati di Palermo, Ingroia e Di Matteo, che sono quelli che sono più vicini, diciamo, alla trattativa Stato-mafia. Questo è clamoroso perché se sembrava che a un certo punto l'inchiesta fosse un po' arenata, proprio questo diciamo, lasciarsi andare di un cittadino, dell'ex ministro degli interni, verso il Presidente della Repubblica ha ridato invece corpo a tutta la teoria della trattativa dello Stato e la mafia, tra lo Stato e la mafia, della quale possiamo, diciamo, a grandi linee, come diceva Davide prima, dare un termine d'inizio, a parte le vicende che già, se vuoi, dalla Seconda Guerra Mondiale ci portiamo dietro con la storia della mafia in Sicilia e lo sbarco degli americani, eccetera. Portella della Ginestra. Ecco. Però dal 30 gennaio del 1992, quando la Cassazione conferma decine e decine di ergastoli nel maxi processo di Palermo, a quel punto lì scatta la vendetta mafiosa. A quel punto lì chi piglio, questa è la definizione. Il primo a essere preso è Salvo Lima nel marzo del 92. Salvo Lima era referente di Andreotti in Sicilia, quindi era stato anche europarlamentare, quindi una figura veramente di spicco della Democrazia Cristiana. Viene assassinato Salvo Lima, messaggio chiaro che arriva diretto a Roma, e da lì comincia la trattativa, cioè poca storia, perché i mafiosi iniziano a minacciare tutti i politici, gli dicono: non ci avete garantito la chiusura del processo con delle assoluzioni o minori condanne, hanno dato il 41 bis, insomma a carcere duro, a tutti i condannati, a decine e decine di ragazzi, quelle 400 persone, insomma 400 del maxi processo, tanti e mafiosi. A quel punto gli scatta la vendetta e i primi, appunto, Salvo Lima è il primo messaggio mandato, e da lì cominciano subito le connessioni, perché poi dopo un altro che viene minacciato è Calogero Mannino, che è un altro grosso referente della Democrazia Cristiana, e Mannino si mette subito in attività perché dice che il prossimo che salta
sono io. Nel frattempo ci sono Falcone e Borsellino che sono due ostacoli pesanti in mezzo, diciamo, alla trattativa, e infatti vengono traditi, perché ci sono anche altri soggetti come Bruno Contrada, che è un soggetto che era il numero 3 del servizio segreto italiano e poi condannato per associazione mafiosa, quindi, e che stava, era stato anche nominato prefetto di Palermo, quindi era uno che era veramente in pasta, e sembra che Bruno Contrada sia proprio uno dei, diciamo, dei telefonisti anche, dei movimenti. L'uomo che prelevò la borsa di Borsellino 20 anni fa. Ecco, adesso l'hai trovato? No, l'hai trovato, perché stanno ancora cercando, da quello che leggevo sulla cosa. Allora, comunque, ufficialmente lo sta cercando, ufficiosamente sappiamo che era Contrada. Ci sono delle foto e dei video in cui ci vedono Contrada e un altro dirigente della prefettura che guardano dentro ciò che resta della macchina e che aprono una borsa, la chiudono e la prendono. Che borsa fosse, cioè, insomma, lasciamo. Ecco, adesso un piccolo inciso per chi non lo sapesse, magari sull'agenda rossa, no, di Paolo Borsellino, dove annotava gli appuntamenti più scottanti e le indagini più pericolose, che fu prelevata dalla sua auto dopo la strage di Via D'Amelio. L'agenda rossa deriva dal colore dell'agenda che l'arma dei carabinieri regalava ogni anno al magistrato Borsellino. Appunto, lui aveva due agende, cioè, diciamo, quella rossa era quella più scottante, e questa è sparita dopo il suo assassino, e il fratello Salvatore ha creato il movimento delle agende rosse proprio per ricercare questa agenda che potrebbe contenere le motivazioni della condanna a morte di Paolo Borsellino. Dicevamo, i contatti con la politica. Appunto, ci sono di mezzo Falcone, che viene ucciso, e secondo me qualcuno telefona da Roma a Palermo per dire sta arrivando e avvisare tutto l'ambaradan mafioso, perché noi sappiamo chi sono gli esecutori, diciamo, materiali, ma ci sono stati dei mandati anche istituzionali. A ben vedere quello che sta succedendo in questi giorni tra Napolitano e Mancino, che se non chiariscono questa posizione peggiorano sempre di più la sensazione ci sia stata veramente una pesante interferenza dello Stato al posto di combattere la mafia, quindi lasciare i servitori morire ammazzati e nel frattempo sedersi al tavolino per gestire le cose. Altri nomi che mi sono capitati sono quelli dell'ex ministro della giustizia Conso, che tranquillo e beato confessa che lui ha, alla fine del 93, dopo le stragi nel continente, cioè di Firenze, Milano e Roma, decide autonomamente di togliere il 41 bis in carcere duro a circa 400 mafiosi, quasi lo stesso numero del maxi processo. Cioè, in due anni hanno stravolto i risultati della battaglia della lotta alla mafia. Cioè, questo Stato, e ancora oggi abbiamo dei suoi referenti, ed è per questo che dobbiamo stargli addosso, perché vadano via con ignominia, vengano processati per questa cosa qui. Il ministro Conso dice: ho agito da solo, ho tolto 41 bis a 400 mafiosi. Poi vengono soppresse le due carceri, le Alcatraz italiane, che sono Pianosa e l'Asinara, che erano le super carceri italiane ed erano dentro la trattativa tra lo Stato e la mafia per non uccidere più i cittadini, il continente e i politici, ma soprattutto i politici, perché questi dicono sì, mettevano le bombe ai monumenti, oddio, abbiamo salvato i monumenti. No, stavano pensando a loro stessi, perché la mafia puntava ai politici, punto. Quindi questi codardi hanno controbilanciato questo con chiudere due supercarceri e togliere 41 bis a 400 mafiosi. Conso dice: ho agito da solo. Ricordiamoci, ahimè, persone che potevano sembrare al di sopra di ogni sospetto, però il presidente del Consiglio era Carlo Azeglio Ciampi in quel periodo là, il presidente della Repubblica era Scalfaro, cioè, quindi questi nomi non possono non cadere dentro il sospetto che fossero a conoscenza della trattativa. Un ministro della giustizia non può, perché lo stesso ministro degli interni non può dire io non sapevo, cioè un'operazione così vasta. Loro non devono firmare dei fogli? Esatto, questa è una trattativa politica che prende tutto l'arco costituzionale, da sinistra a destra, perché non ci possono essere passaggi così gravi che rimangono nel silenzio, nell'anonimato, per così tanto tempo.
Quindi altre persone che poi mi vengono in mente sono il generale dell'Arma dei Carabinieri Mori, che fu il primo a intavolare questa trattativa con l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, che era mafioso, e lui propose alla commissione parlamentare antimafia presieduta da chi? Da Luciano Violante del Partito Democratico odierno, ex PDS, gli propose di incontrare Ciancimino per intavolare, tra virgolette, questa trattativa. Violante si oppose, però in realtà secondo me non è che si oppose, è che se Ciancimino fosse stato coinvolto gli atti sarebbero diventati pubblici, quindi la trattativa non si sarebbe potuta tenere. Teniamo presente un altro personaggio che a quei tempi cominciava la sua carriera, Gianni De Gennaro. E Gianni De Gennaro è un altro simbolo, diciamo, di questi 20 anni, perché questi soggetti in questi 20 anni sono rimasti lì, ce li abbiamo ancora oggi. Possiamo dire l'inizio e forse oggi siamo alla fine di questi terribili 20 anni. Gianni De Gennaro è andato a capo collaborava con Giovanni Falcone e poi è andato a capo nel 93 della direzione investigativa antimafia, poi è diventato vice capo della polizia, poi è diventato capo della polizia, poi ha gestito il G8 nella maniera morbida che noi sappiamo tutti, con la mattanza, eccetera. Ed è oggi è stato messo anche in mezzo con Monti perché è stato nominato sottosegretario ai servizi segreti. Ora, chi più di lui può conoscere i segreti d'Italia? E quindi al posto di andargli a fare delle domande lo si nomina capo dei servizi segreti. Però diciamo che siamo abbastanza, oggi possiamo dire di essere soddisfatti nella loro memoria, perché forse il bandolo della matassa l'abbiamo trovato. Ora sta a noi continuare a stargli dietro fino a quando non se ne vadano dalle istituzioni. Tutto questo elenco di nomi che ho fatto, vediamo se c'era appunto Mori, dell'attore De Gennaro, c'era qualcun altro. Beh, Martelli, De Donno era nell'Arma dei Carabinieri, certo. C'era Subranni che era nell'Arma dei Carabinieri. Martelli, tu mi hai dato questo aggancio sulla votazione. Martelli sembra, diciamo, il più pulito tra questi, perché fu lui a firmare, diciamo, il carcere di nuovo, la continuazione del carcere duro per i mafiosi. Diceva che nessuno lo voleva firmare. Lui, ministro della giustizia, prima di Conso, firmò questa cosa, che poi Conso, appena arrivato, la tolse. Cioè, diciamo, è un bel putriduma, però adesso forse li abbiamo beccati. Dobbiamo sostenere i magistrati di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze, che stanno facendo un egregio lavoro a loro rischio e pericolo. Cioè, quindi diciamo oggi possiamo essere un pochino più soddisfatti rispetto all'anno scorso e rispetto a 2 anni fa. Sì, non avevo segnalato che poi è stato convocato Dell'Utri, cioè Berlusconi, e Dell'Utri è indagato per estorsione nei confronti di Berlusconi, perché questo passaggio politico della Democrazia Cristiana, della trattativa Stato-mafia, poi guarda caso si conclude e non ci sono più morti eclatanti nel 94, perché viene trovato il nuovo bandolo della matassa. Adesso l'ho detto tutte, tu mi hai registrato, finirò a San Vittore entro breve. No, io dico grazie a tutti, grazie. Non so se qualcun altro vuole dire qualcosa. Io vorrei segnalare, perché non so se tutti lo hanno percepito, il linguaggio sottilmente intimidatorio nel classico stile mafioso di Dell'Utri di ieri, il quale è partito dicendo: ma sì, io forse sono matto, però qui il matto è un groia, cioè a dire è un essere umano non in grado di intendere di volere. E credo che potete fare voi, come dire, la semplice equazione che se uno non è in grado di intendere e volere, meno che mai può fare il magistrato, no? Questo a quello che aveva detto Berlusconi, che chi fa il magistrato. Però, come dire, è stato molto sottile nel passare il messaggio che, a suo dire, ingroia, ricordiamolo, no? A dimostrazione che, come dire, non erano le differenze di ideali, ma il monarchico Borsellino aveva, non solo collaborava con persone di sentimenti progressisti come Falcone, come Di Lello, ma aveva appunto tra i suoi più giovani collaboratori proprio Ingroia. Ecco, quindi, come dire, che è notoriamente di sentimenti progressisti, e di questo molti gliene vogliono fare una colpa. Questo a dimostrazione di come servire lo Stato sia, come dire,
bene al di là dell'appartenenza delle proprie idee, purché lo si faccia con lo scrupolo e con la serietà di chi ha come intenzione quella di organizzarsi e di organizzare la propria vita al servizio di una società migliore. Ecco, questo mi sembrava. Potete diventare nomi di bravi persone. Nomi di brave persone, ma i giudici. No, ma non è vero, giudice Ingroia, tutti i giudici che stanno facendo queste indagini sono persone più che affidabili. Non entro nel merito politico, ma tutti i politici che invece di scandalizzarsi perché si contestano Napolitano stanno sollevando delle obiezioni fondate di merito, mi sembrano persone che stanno dando un contributo per riuscire ad ottenere, come dire, delle informazioni in questo senso. Sonia Alfano che...